L'associazione The Cube è una community di giovani start-upper, persone che nascono da start-up già realizzate o da spin-off dell'Università del Salento, e l'obiettivo è quello di creare una community in modo tale da poter parlare di start-up e cercare insieme di raggiungere gli obiettivi comuni, come può essere quello di sviluppare un ecosistema florido per le start-up pugliesi. Dal punto di vista di argomenti, siamo tre associazioni, c'è da dire. C'è The Cube che si occupa di ICT e ingegneria, c'è iProject Lab che si occupa di cultura, ambiente e territorio e c'è BioBang che si occupa di biotecnologie. Siamo tre associazioni che sono nate in parallelo. L'obiettivo è quello di portare avanti questi temi lato studenti, creando un fattore che è quello della contaminazione tra le persone, in modo tale che i ragazzi possano andare a sviluppare dei progetti comuni e possono magari utilizzare già il periodo di studio o le loro tesi o i loro tirocini per realizzare dei loro progetti che possono poi andare domani sul mercato. Quindi l'obiettivo è quello di favorire questa integrazione e questa contaminazione tra talenti. Sarà un'ottima vetrina per presentare un po' alcuni dei ragazzi che hanno seguito un corso di formazione con noi, che ringraziamo ovviamente la Regione Puglia Arti e Bollenti Spiriti per la realizzazione di un laboratorio dal basso che abbiamo strutturato in 10 tappe. Oggi e domani ci saranno gli eventi finali, sarà presente con noi Augusto Coppola di Innovation Lab e Cosimo Palmisano di Ecce Customer, che racconteranno un po' le loro esperienze, e quindi è la fine di un percorso che è iniziato il 12 settembre, quindi spero che ci sia un'ottima ricaduta sul territorio dal punto di vista di contributi che le persone hanno portato qui.